Le guerre sino-giapponesi comprendono una serie di conflitti militari combattuti tra Cina e Giappone nel corso della storia, ognuno con le proprie cause e conseguenze. Le guerre principali comprendono la prima e la seconda guerra sino-giapponese. Entrambe hanno lasciato un'eredità lunga e complessa sulle relazioni tra Cina e Giappone. Alla fine del XIX secolo, Cina e Giappone si trovavano in una fase di sviluppo diversa. Dopo decenni di instabilità politica ed economica, la Cina, un tempo gigante imperiale, si era indebolita. Nel frattempo, il Giappone, dopo la restaurazione Meiji del 1868, si era rapidamente modernizzato e stava cercando di espandere il proprio raggio d'azione nella regione. La principale disputa tra i due paesi riguardava la Corea, all'epoca regno vassallo della Cina. Nel tentativo di staccarsi dalla supremazia cinese nella regione, il Giappone sostenne l'indipendenza della Corea. A sua volta, la Cina considerava la Corea come parte della sua sfera di influenza e si opponeva alla perdita del controllo del regno. Nel 1894 in Corea scoppiò una ribellione contadina. Sia la Cina che il Giappone inviarono truppe per reprimere la rivolta. Questa azione scatenò lo scoppio della guerra con entrambi i paesi che si contendevano la supremazia nella penisola coreana. Le ostilità si estesero rapidamente al territorio cinese e i giapponesi vinsero diverse battaglie decisive. L'esercito giapponese, più aggiornato e ben equipaggiato, ha rapidamente sopraffatto le truppe cinesi in numerose battaglie. Le principali vittorie giapponesi si verificarono nelle battaglie di Pyongyang, Asan e Liaoyang nel 1894. Anche la marina imperiale giapponese dominò i mari, ottenendo un'importante vittoria nella battaglia delle isole Senkaku il 23 marzo 1895. Il conflitto si distinse per l'uso di moderne tecnologie militari, come le navi da guerra in acciaio e i fucili a ripetizione, che diedero ai giapponesi un vantaggio sull'esercito cinese, ormai obsoleto. Nel 1895 la Cina fu costretta a firmare il Trattato di Shimonoseki, che pose fine alla guerra. Il trattato diede al Giappone il controllo di Taiwan, dell'isola dei pescatori e della penisola di Liaodong. Anche la Corea fu dichiarata indipendente dalla Cina. Questo conflitto favorì anche il nazionalismo e il sentimento anti-imperialista in Cina, contribuendo a scatenare i disordini che avrebbero portato alla ribellione dei Boxer del 1900. Il trionfo della guerra cementò la posizione del Giappone come potenza regionale e rivelò la scomparsa della Cina. Ma l'indipendenza della Corea ebbe vita breve. Il Giappone la annesse nel 1910 e il paese rimase sotto il dominio coloniale giapponese fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La prima guerra sino-giapponese scatenò in Cina un profondo odio nei confronti del Giappone. Questo si sarebbe intensificato nei decenni successivi e avrebbe portato alla Seconda Guerra sino-giapponese. Fu un conflitto brutale che causò migliaia di morti e fu segnato da atrocità e crimini di guerra da entrambe le parti. La Seconda Guerra sino-giapponese fu una conflagrazione su larga scala, iniziata nel 1937 tra Cina e Giappone. Le radici della guerra sono da ricercare in una serie di fattori, tra cui le ambizioni espansionistiche del Giappone, guidato da un nazionalismo militarista e desideroso di creare una sfera di co-prosperità della grande Asia orientale. Una scaramuccia di confine tra truppe cinesi e giapponesi sul ponte Marco Polo di Pechino, il 7 luglio 1937, fornì le basi per un'invasione giapponese su larga scala. I primi successi furono ottenuti con la conquista di importanti città cinesi come Pechino, Shanghai e Nanchino. La brutalità delle truppe giapponesi durante l'invasione, soprattutto nel massacro di Nanchino, scatenò un'ampia indignazione internazionale. Dopo i trionfi iniziali, il Giappone ebbe difficoltà a conquistare l'interno della Cina. Guidato da Chiang Kai-shek, il governo cinese si ritirò nelle campagne e mise in atto una strategia di guerriglia per erodere l'esercito giapponese. Nel 1939 il Giappone scatenò un'offensiva su larga scala nelle campagne cinesi con l'obiettivo di interrompere le vie di rifornimento delle forze cinesi e di catturare importanti centri urbani come Wuhan e Changsha. A sua volta la Cina resistette grazie all'intervento di potenze straniere, soprattutto Unione Sovietica e Stati Uniti, che fornirono assistenza militare per aiutare la Cina a difendersi dal Giappone.
L'attacco giapponese a Pearl Harbor del 1941 spinse gli Stati Uniti a entrare nella Seconda Guerra Mondiale, cambiando il corso del conflitto. Gli Stati Uniti fornirono sostegno militare e finanziario alla Cina, bombardando al contempo città e basi giapponesi. Quando il Giappone si arrese nel 1945, dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, la seconda guerra sino-giapponese terminò. La guerra era stata straordinariamente violenta e aveva provocato molte vittime. Si stima che siano stati persi tra i 15 e i 30 milioni di vite e grandi devastazioni in Cina. La sconfitta significò la fine delle aspirazioni espansionistiche del Giappone e l'inizio di un periodo di occupazione americana. Nonostante le pesanti perdite subite, la Cina uscì dalla guerra come potenza regionale con un ruolo più assertivo sulla scena internazionale. La seconda guerra sino-giapponese è stata uno dei maggiori conflitti della storia umana e ha avuto un impatto di vasta portata sulla storia dell'Asia orientale. Ha lasciato una persistente eredità di risentimento e sospetto tra Cina e Giappone, che può essere vista ancora oggi nelle relazioni tra i due paesi.